Credo che non ci sia nessuno che non abbia riconosciuto, no? Raga, solo chitarristi qua, credo di essere l'unico batterista. Però quello che sentivo qua era quello che la gente sentiva fuori. Benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi siamo da The Live Sound, il nostro negozio di musica di fiducia, perché oggi qui ci sarà la clinique di Marco Fanton. Se qualcuno di voi non lo conosce, l'abbiamo intervistato qualche tempo fa, magari vi lasciamo il video qua sopra in descrizione. Comunque lui è il punto di riferimento della chitarra digitale in Italia, di tutta quella frangente di effetti, digitalizzazione del suono. E quindi noi siamo molto contenti di essere qua per goderci la clinique. E nel frattempo vi raccontiamo anche 5 motivi per cui è molto figo partecipare a queste cose. Prima di iniziare, ovviamente, iscrivetevi al canale, un bel like per sostenerci e andiamo. Ma buongiorno! Buongiorno a te. Quella! Ovviamente, se siamo da The Live Sound, c'è anche il nostro amico Jack. Proprio in carne e ossa. Tra l'altro, ragazzi, Green Pass per cortesia, perché qua non si può. Se no si può entrare. Se no, vigile per la prima volta. Ma soprattutto, quanto è figo fare le clinique nel tuo negozio? Totale. Cioè, posto riservato, qualsiasi punto sei come essere in prima fila, poi si sente divinamente bene. Il mio italiano oggi è molto... Ciao, gente. E allora andiamo a godercela noi. Allora, ti chiedo appunto, fai la diretta, guarda. Green Pass. Esperienza di vigile. Green Pass. Io sono venuto così a scatola chiusa. Qua è pieno di gente. Non si vede, Ale si è nascosto. Si è nascosto, c'ho paura. In realtà io sono sul cazzo chitarrista. Ciao. Ciao ragazzi. È bello stare fare quello che faccio a livello di YouTube, però è anche bello essere in presenza. L'anno scorso al Guitar Show ho creato uno stand Phantom proprio per riuscire a entrare in contatto con le persone che sono dall'altra parte. Creiamo dei miti, delle chimere pazzesche sul fatto no, ma per avere il suono di Hendrix bisogna andare alla strato del 62. Cioè, Hendrix non gliene frega mai assolutamente niente che nel 62, cioè, perché quella c'era, non c'era altro, c'era Fender e Gibson, credo che forse c'era Blue Gretsch e Moore, chi lo sa. Quindi Ale, a te che della chitarra non te ne frega un cazzo, perché un batterista deve venire a una clinic? Secondo me un batterista dovrebbe venire ad una clinic di chitarra per conoscere come i chitarristi pensano al suono. Chi suona, soprattutto ovviamente in una band, deve tenere conto anche dei suoni che hanno i suoi compagni di band. Quindi io oggi sto cercando di entrare nella mente dei chitarristi che suonano con me, in modo da conoscere come loro possono pensare il loro suono e quindi come il suono generale poi della band possa crescere tutti insieme. Credo che non ci sia nessuno che non abbia riconosciuto, no? Ed è il Brown Sound di Van Halen. Vi rendete conto da dove lo state ascoltando? Siccome queste note sono ben conosciute, il nostro cervello ha ricostruito tutte le informazioni mancanti a questo tipo di suono. Cioè tutti riconoscono che questo suono di Van Halen, con gli annessi connessi, in base al fatto che ci ricordiamo originariamente come suono di Van Halen. Adesso voi provate a pensare tutte le diatribe dei suoni analogici, ma si sente che è zanzaroso, ma si sente qua, si sente là, eccetera, eccetera. Vi dico, ma se noi tutti siamo in grado di riconoscere il suono di Van Halen da un telefonino, se vedo gente che condivide il suono preso da un video di un cellulare e dice suono bellissimo, ma che cazzo di bellissimo vuoi che ci sia da un suono preso da un telefono cellulare? Mi spieghi, solo perché lì stai vedendo uno che ha una testata con scritto Marshall davanti e quindi il tuo cervello automaticamente ricostruisce tutte le informazioni che hai immagazzinato nella tua testa per sapere com'è il suono Marshall. Uno dei motivi per cui secondo te un chitarrista dovrebbe venire ad una clinic di chitarra invece? Ma la vera domanda è, ma se suonate la chitarra, perché non venire a una clinic? Se uno viene in un contesto di questo tipo, inizia a sentire i ragionamenti di altre persone che magari hanno fatto esperienze diverse, ad esempio quello di oggi sul suono. In questi contesti qua
si conoscono sempre persone interessanti. Si può parlare anche con persone che più o meno hanno la vostra esperienza o più esperienza e farsi delle belle chiacchierate. Raga, solo chitarristi qua, credo di essere l'unico batterista. Vabbè, ecco. Comunque sei il batterista più bravo. No, comunque, batteristi, venite alle clinic di chitarra perché così inizierete a conoscere i vostri nemici. Conoscere il tuo nemico è il modo migliore per combatterlo. Ma se io riesco a suonare, mi ricordo all'epoca, con Guitar Rig in cuffia, potrò fare la stessa cosa, cioè quel suono lì lo potrò fare anche con la mia gear. E io ho scoperto che per fare quel suono lì, ragazzi, non era così semplice, non bastava mettere il microfono ad minchiam così, cioè dovevi curare la posizione. Poi invece che l'SM57 ho preso un Sennheiser, prima no, S906, poi ho preso il 609, poi l'ho regolato così, poi l'ho messo qua là, poi ci ho messo un pre, poi ho cominciato a equalizzarli, poi ho scoperto che il problema era anche negli effetti, ho completamente rifatto il suono, e quando mi tolgo gli in-ear, ascolto il suono e sento due cose completamente diverse. Però quello che sentivo qua era quello che la gente sentiva fuori. A few inches later... Beh Henry, motivo secondo te per cui vale la pena venire ad una clinic di chitarra? Tu che notoriamente non sei un amante dello spippolamento. Dello spippolamento sulle chitarre. In realtà infatti è la mia prima clinic, no, sono contento, è un motivo valido per venirci. E il fatto che ovviamente impari un sacco di cose nuove e soprattutto ti possono far cambiare idea su alcuni argomenti. A me che non piace tanto stare lì, suono in un certo modo qua e là, diciamo che sta iniziando a interessarmi un po' questa faccenda. Alla fine vende il Marshall e suona solo più in ear. Suona con l'iRig, quello che metti nella chitarra con le cuffie. Ti dicono delle cose che quando le senti dici, beh, sono cose stupide, però non ci hai mai pensato. Ma tipo? Tipo il fatto che, tipo questa cosa qua, nel senso che su una serie di... Se tu hai una chitarra costosissima o di un determinato livello, pedali e strumentazione costosissima, ovviamente tutto il risultato finale lo dà il livello dell'elemento che ha il valore più basso. Quindi sì. Se ho un cavo che... Sai, il cavo cinese da 5 euro, esatto. Suonerà tutto come da 5 euro. Esatto. In realtà, raga, non comprate la roba di valore, perché poi si sente tutto bene e non potete più ciccare. Poi non ci sono scuse. Amici, questo video si concluderà così, con me che lo monto, perché nell'ultima parte della giornata della clinic di Marco ci siamo fatti un po' prendere da tutto quello che stava dicendo. Devo dire che per noi che siamo sempre alla ricerca di nuovi stimoli e di nuove idee per progredire, queste situazioni sono veramente, veramente fighe. Quindi... non mi resta che consigliarvi, se siete appassionati di suono di chitarra o se volete iniziare a capirne qualcosa, anche se non siete chitarristi, di seguire Marco Fanton, seguire i suoi contenuti, perché da questo punto di vista lui è veramente il top. E quindi noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video e ciao ciao!